Gentili telespettatori di Protagonisti, in occasione della 21ª edizione del premio Arturo Esposito abbiamo incontrato un'attrice soave, delicata, regale, lei è Giorgia Sinicorni. Ciao, innanzitutto benvenuta. Ciao, grazie mille. Allora, ricevi il premio per, nella veste di un D'Annunzio insolito, come non si è mai visto, intimo, forse anche quasi sconfitto, no? Devo dire. Sì. Un'opera ulteriore per dimostrare anche il tuo talento anche in quel caso. Grazie, ti ringrazio. È stata una... Intanto sono molto felice di ricevere un premio qui, perché io ho cominciato il mio primo lavoro teatrale, l'ho fatto in Campania, quindi con Carlo Giuffre, quindi per me è un ritornare un po' alle origini. E poi sono felicissima di prenderlo per questo spettacolo, perché insomma si fanno tante cose, no, di lavoro, si lavorano in tanti progetti, però questo progetto ci sono particolarmente affezionata perché è un personaggio, D'Annunzio ovviamente non sono io, l'aiutante di D'Annunzio, la governante di D'Annunzio, che è un personaggio a cui sono molto affezionata perché insomma ha una storia molto particolare e devo dire attorialmente è stata una bellissima sfida. Tu lavori spesso anche fuori, penso alla Francia, alla Germania, le differenze che hai riscontrato sui set, sull'organizzazione e anche tra i colleghi? Guarda, in realtà ti posso dire che dipende veramente tanto, non tanto dai paesi quanto dai gruppi, nel senso che a seconda del lavoro che fai si possono creare delle famiglie più o meno affiatate. Io ho spesso avuto la fortuna di trovare dei compagni di lavoro molto piacevoli sia in Italia che in Francia che in Germania, quindi non saprei dire delle differenze assolute, se non quella che sicuramente, ecco, questa è una differenza. In Germania o in Svizzera mi è capitato di avere il piano di lavorazione tipo 6 mesi prima, puntualissimo, senza uno sgarro. In Italia invece si cambia sempre in maniera molto artistica, però fa parte insomma della nostra specificità. Posso dire, nonostante i palcoscenici televisivi, no? Forse il teatro è quello che ti dà la tua effettiva dimensione. Ma guarda, in realtà mi sento molto di appartenere a entrambe le cose, ma sono molto fiera di avere cominciato con il teatro, perché secondo me lo spessore che un attore acquisisce facendo palco, cioè facendosi le ossa sul palco, non sarà mai la stessa cosa che insomma che facendolo su un set, ma non perché io non dia valore al set, ma è proprio un altro lavoro. E il percorso dal palco al set si può fare, dal set al palco a volte non riesce tanto bene, insomma. Mi chiedo, dalla comunicazione alla recitazione, il passaggio emotivo, come è arrivato? In che senso? Come ho scelto di diventare... Ma non lo so, credo che sia stata una cosa molto naturale, nel senso che quando avevo 16 anni ho iniziato a fare teatro e ho scoperto che lì mi riuscivo ad esprimere e riuscivo ad esprimere delle emozioni che nella vita normale non potevo fare, no? E quindi ho cercato di perseguire quella strada. Venendo alla tua armonia, no? Mi chiedo, un tuo primo appuntamento, un tuo primo casting, quanto ti si arriva, no? Quanti preconcetti ti sei dovuta sentire, assorbire addosso? Bella domanda. Allora, questo ovviamente non lo posso sapere, nel senso che non sono nella testa di chi mi guarda, però sicuramente c'è un aspetto anche di come uno si presenta fisicamente, che può essere un po' un pregiudizio. Poi io ho sempre fatto un percorso molto diverso, cioè non ho mai fatto la modella, non ho mai fatto i talent, non ho mai fatto i reality, non ho mai fatto Miss Italia, quindi in realtà poi alla fine sono una secchiona che ha studiato, si è laureata, ha fatto tanto teatro, quindi al di là dell'apparenza insomma poi insomma. Giorgia nei palinsesti autunnali? Giorgia nei palinsesti autunnali, allora, a parte la tournée di D'Annunzio che ci porterà un po' in giro per l'Italia e poi un film in arrivo con una bellissima reunion di comici, cioè I gatti di Vicomolo Miracoli, con la regia di Gianni Calà. Vedi, subito si è abbozzato il sorriso, non so perché pensando ovviamente a loro. Certo. Giorgia, la trasmissione, guarda caso, si chiama I Protagonisti. Col tuo stile un saluto guardando in camera, grazie. Ok, allora un bacio a tutti i protagonisti che ci stanno guardando.